Alfio Ghezzi, buongiorno. Siamo a Rovereto, siamo in un luogo davvero particolare dove tu eserciti la tua attività, una delle tante a dire il vero. Dove siamo esattamente? Buongiorno Marco, siamo più precisamente al ristorante Senso al Mart di Rovereto, come hai detto tu, quindi un ristorante connesso al Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, con due momenti ben distinti, quello del mattino, quindi dalle 10 alle 18, quindi con un format molto informale, quello del bistrò, e invece poi dalle 19.30 fino alle 22 il ristorante più esperienziale, quello che noi definiamo fine dining. Visione e impostazione del lavoro, quanto è importante avere una cucina e progettarla su misura per ottenere questo risultato? Ma direi che è fondamentale, perché si vanno a toccare le esigenze specifiche di ognuno di noi, quindi si creano dei flussi che facilitano il lavoro, lo rendono più immediato, quindi eliminano tutti i punti critici per arrivare in modo più diretto sul progetto finale, sul risultato finale che noi vogliamo creare. Allora Alfio, hai scelto Gico come partner per la cucina qui a Rovereto e hai scelto di farti fare un pass particolarmente grande, probabilmente anche per la versatilità che questo pass ti dà in occasione dei vari episodi che ci sono in cucina durante il giorno. È fondamentale avere un pass molto, molto grande. Perché come dici tu, qui abbiamo sostanzialmente due momenti diversi. Quello del bistrò dalle 10 alle 18, che è caratterizzato da una grande affluenza. Invece il fine dining, Senso della sera, sono solo 7 tavoli. Soprattutto nel momento del pranzo e quindi del bistrò, nello stesso momento possono uscire, marciare dal pass diversi elementi del menù. Avere un pass ampio ci dà la possibilità di essere molto immediati nel servizio. Cos'è che non può mancare in una cucina? Io penso che in questo momento la cosa più importante che non deve mancare alle persone e anche a un cuoco sia la capacità di scegliere. La capacità di scegliere presuppone l'essere contestualizzato. A mezzogiorno non può mancare un pass ampio per poter essere veloci. Tu hai parlato di un termine che io amo moltissimo, che è contestualizzazione. Contestualizzando la tua attività all'interno di un luogo come questo, che è a dir poco simbolico, perché di fatto è un museo, quanto è importante in cucina e nei piatti un elemento come il design e come l'arte? L'elemento artistico all'interno di un piatto non ha a che fare esclusivamente con la dimensione estetica, ha a che fare piuttosto con la possibilità di dare un messaggio, con la possibilità di essere autentici, con la possibilità di essere liberi. Questi sono gli elementi che possono legarci all'idea di arte nella mia cucina annessa ad un museo. Allora, Fio, ci puoi raccontare un po' il rapporto che hai con la tua cucina? Un cuoco passa gran parte del suo tempo in cucina. Io entro in cucina alle 8:30 del mattino ed esco a mezzanotte. È evidente che è un rapporto strettissimo. Io immagino la cucina, ma immagino la cucina anche come elemento tecnico e funzionale al mio lavoro, quindi il piano cottura, la macchina. Quando passi così tanto tempo, chiedi a queste cose che stanno con te di rispondere sempre alle tue esigenze e quindi di essere affidabili, perché è quello l'elemento che ti permette poi di essere credibile sul pubblico che sta in sala in quel momento. Quindi è un rapporto stretto che si basa sulla fiducia e che richiede all'elemento macchina l'affidabilità.